3 settimane di esposizione, 4 sezioni con altrettanti vincitori, tanti eventi collaterali. Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo l'edizione 2016 di In Contemporanea, la collettiva di arte contemporanea organizzata alla Fondazione Lazzareschi di Porcari dall'Associazione Eventi d'Arte. 49 gli artisti selezionati nelle 4 sezioni: pittura, fotografia, scultura e videoarte. E insieme all'esposizione, queste 3 settimane sono state ricche di eventi. Ci sono stati tanti eventi, abbiamo fatto laboratori con Arte Bambini di Bologna, laboratori dedicati alla carta, organizzati proprio da Eventi d'Arte, la presentazione del libro sulla videoarte dagli anni 70 ad oggi di Maurizio Marco Tozzi e il live painting con il main sponsor, la DS Smith. Nella giornata conclusiva sono state assegnate le borse di studio in denaro offerte da DS Smith. Per la pittura Laura Gasparini di Brescia, per la scultura Tiziana Mariotti di Pisa, per la videoarte Nicole Claroni di Lucca e per la fotografia Stefano Tommasi di Lucca. Non finisce qui, perché In Contemporanea Porcari si trasferisce all'estero, si trasferisce in Francia, quindi il genio italiano viene portato, viene esportato, in questo caso appunto a Carmaux, comune gemellato con Porcari, che ci ha dato la possibilità di esporre in uno dei loro bellissimi spiazzi proprio all'interno del loro comune.